A conti fatti, il pareggio casalingo col Cesena si può considerare come un risultato molto positivo per il Pescara. Lo 0-0 di due giorni fa non chiude il discorso salvezza, ma avvicina sensibilmente il Delfino al traguardo. La cura Pillon continua a dare i suoi frutti. Anche col Cesena la squadra è stata viva, ha provato a vincere contro una compagine scesa in riva all'Adriatico per prendere solo il punto. Il Pescara ci ha provato fino alla fine, ma senza correre rischi inutili. Ora i biancazzurri potrà essere sufficiente un punto sabato in casa del Novara per chiudere i conti, ma Perrotta e Bunino non si accontentano e vogliono l'intera posta. Se sabato riusciamo comunque a fare una bella vittoria, sarebbe chiusa la storia di salvezza, quindi speriamo bene, dai. Per noi è una finale e dobbiamo comunque sia prepararla benissimo questa settimana, perché ci può permettere veramente di viverla serenamente le ultime due partite. Ma io credo che senza giri di parole dobbiamo vincere un'altra partita per stare tranquilli. Spero ci riusciremo a Novara, oppure dobbiamo farlo con l'Ascoli o col Venezia, perché non possiamo fare calcoli sugli altri, noi dobbiamo pensare a noi stessi, dobbiamo pensare a vincere un'altra partita. Proprio il difensore di origini molisane è tra i migliori di questa fase della stagione, capace ancora una volta di sovvertire le gerarchie che lo vedevano all'inizio dell'era Pillon dietro Fornasier. Perrotta ha saputo riconquistare il posto da titolare e come lui ha fatto anche Gravion. Con loro due in campo il Pescara non ha preso gol negli ultimi 180 minuti. Perrotta tuttavia loda la capacità di reazione di tutto il gruppo, che si sta tirando fuori dalla zona pericolosa della classifica. Ma credo ci sia stata una bella risposta da parte del gruppo, della squadra, perché a differenza magari di altre squadre ci siamo uniti, ci siamo compattati e ci siamo messi tutti con grande attenzione dietro la linea della palla e siamo ripartiti alla grande. Credo che i risultati delle ultime due o tre partite ci hanno dato ragione, perché secondo me quelli che rispecchiavano la nostra classifica prima di adesso non erano giusti. Per la gara di Novara, Pillon dovrà rinunciare ai soliti Bovo, Proietti, Campagnaro, Balzano e Falco. Difficile pensare ad una formazione stravolta. La base sarà quella delle ultime due partite, anche se Bunino e Baez, quando sono entrati, si sono ben comportati. Scalpitano e Pillon potrebbe fare un pensierino sul loro impiego, facendo tirare il fiato a Capone e soprattutto a un Pettinari che ha speso tante energie in questa stagione. Gli ultimi allenamenti aiuteranno a capire se ci saranno spiragli per questi cambiamenti. Sul fronte Novara mancherà l'attaccante Macheda, fermato per 4 giornate dal giudice sportivo. La società presenterà ricorso al fine di una riduzione della pesante sanzione. In forte dubbio l'ex Maniero per via di una contusione al polpaccio. Toccherà così a Sansone fare coppia con Puskas in attacco.